mi sa che cadi fra salsa wasabi, poi non lo sapevo perché si capisce il cazzo in quella canzone. Toro da toro, capelli di merda. Merda, c'ho 17 minuti nella videocamera. Mi devo comprare un'altra batteria. Guarda questo ciuffo di merda che fa sempre così. Incredibile, incredibile, incredibile. Ragazzi, giù. Ma mi sa che cadi fra salsa wasabi. Sento, non fissa qua la canzone, che non mi riesco a leggere. Ora cerco la strumentale. Ci la metto sotto. Ma raga, ho trovato la strumentale dei Dende. Non vedi che sono verde? Fumo una me. Scusami, Dende. Posso metterci finalmente la base? Sto facendo un video. Mi sa che cadi fra salsa wasabi. Bellissima canzone. Se esce un cazzo, è bellissimo. Milano sembra Chicago. Beh, ragazzi, benvenuti qui su Red Breakfast Incredibile. Sempre con i nostri vicoli, sempre con il nostro latte che non sbatto perché sono usciti un casino. E oggi, signori, oggi questo video si chiama esattamente così. Avete letto bene? Si chiama La Juve fa schifo e ruba. Perché? Perché purtroppo l'intelligenza delle persone, io la sopravvallo. Ammetto di sopravvalutarla, ammetto di sbagliare certe volte nel sopravvalutare l'intelligenza delle persone. Però, allora, io non sono bravo su Photoshop, partiamo da questo presupposto. Però ho fatto il rotto di Vision One con Ron. E Deluxe purtroppo non poteva fare la thumbnail perché gliel'ho detto 2 ore prima e giustamente non poteva perché non stava a casa. Allora io mi sono messo su Photoshop e ci ho messo un'ora per fare questa cosa. Che mo può essere una cazzata o può essere una cosa semplice, però comunque ci ho messo un'ora in base alle mie skill. E la gente sotto. Oh mio Dio, la gente. Oh mio Dio, le persone. Io odio le persone. Ma piuttosto la morte che farmi vedere con la maglia della Juve. Perché io ci sono andato in giro comunque, no? Cioè, quello là in realtà non è un Photoshop, è proprio una foto mia. Con la maglia della Juve, te se può vedere. Hai messo la maglia della Juve a merda. Levatevi la maglietta. Levatevi la maglietta. Cioè, nell'immagine proprio ci sto io che mi levo la maglia. E poi sotto discussioni sulla Juve. Dredd con la maglia della Juve. Non ti ha ancora picchiato Dredd per la maglia della Juve che gli hai messo sopra? Ma l'ho fatta io che me meno da solo, mi do gli schiaffi. Ma manco se mi pagano mi metto la maglia della Juve. La maglia della Juve sei troppo top. Ok. Canzone 239. Vabbè, neanche uno che mi avesse detto, oh, bella thumbnail. Cioè, raga, un'ora ci ho messo, mortacci vostra, un'ora. Poi il video, sì. Ah sì, il video. Ma che c'avete nel cervello? I cetrioli. I cetrioli che cercano di incularsi, ma non possono perché sono 2 cetrioli. Invece che la Rube potevate prendere il Leicester. Il Leicester fa schifo. Ma in realtà non fa schifo, perché abbiamo provato e ci si gioca bene, però. Cambiate squadra. Ma la Juve è meglio del Real. In quale FIFA la Juve è meglio del Real? Vi voglio bene, ma una squadra condannata per corruzione non ce la faccio a tifarla. Ah sì, è un gioco. È finto. Cioè, FIFA. Cioè, qui c'è la realtà, no? Ah, questa è la realtà in cui c'è un pianeta Terra in cui ci sono le persone che fanno e qui c'è FIFA, cioè cetrioli che sbattono tra di loro. Mettete Padoin, vabbè. Cos'è quella maglia? Ti piace vincere facile? Haha, Rubentus. Direi con la maglia da Juve non si può vedere. Ah sì, cioè, vi prego. Se nel prossimo, allora, nel prossimo episodio abbiamo riusato la Juve perché non ce ne frega un cazzo, perché volevamo riusare la Juve. Però, regà, basta. Basta. È un gioco. L'anno scorso non l'ha fatto con la maglietta della Roma. Spezziamo un biscotto per tutti quelli che non si lamenteranno. E se vi lamentate, vengo a casa e vi taglio la gola. Ron a questo giro i capelli zebrati. Se in questa serie ci fosse un bel paio di tette, sarebbe la migliore al mondo. Parlando di tette, ieri ho messo una tazza pazza che schimazza challenge. È una challenge bellissima. Cioè, a me mi ha fatto troppo ridere. Si è bloccato l'iPhone, ma ha aperto 12 schede. La tartaruga si è suicidata. Ma perché questa challenge era che tu dovevi mettere la polverina, poi la mettevi con latte e poi con latte, che cazzo di con la droga. La mettevi con l'acqua e poi schiumazzava e tu dovevi bere. Ovviamente è molto ambigua come challenge. Però la maggior parte dei commenti sono Caspa, Teo invidia, che cosa significa? Ha ingoiato LOL, ingoia i treni, mi piacciono i treni. Io ti spezzo un biscotto perché mi dai fiducia. Anzi, perché io ti do fiducia e ti spezzo un biscotto, che era già spezzato. Finalmente detto, e meno male, sì, cioè, YouPorn è quello però. Non vedi che sono. Oggi compio 19 anni, fammi gli auguri, ciao, era ieri però. No, 11 ore fa, forse era mezzanotte. Vabbè, quindi sotto questi due video c'è stato un po' del casino. No, te prego, non parti, non parti, sì, non parti, non parti. Video di merda, iPhone de merda, si blocca. Guarda, guarda, guarda come si blocca tutto. T'impazzi l'iPhone. Ah, poi raga, io spezzo un biscotto per il competitive. Ragazzi, spezzo un biscotto per il competitive perché purtroppo è composto da bambini e devono morire tutti. Però è bellissimo, è un bel mondo. Sotto al video, YouTuber vs fan, i disadattati del competitive. Ah, lui è il top, raga. No, perché cioè, chiamare voi fan è brutto. Siete come degli amici e non siamo delle star. Chiama il titolo di video YouTuber vs fan. Quando cazzo mai ho detto che non è giusto chiamare fan le persone? La prossima volta lo faccio contro di te e lo chiamo YouTubers vs idioti. Allora, c'è sotto quel video quelli del competitive. No, perché quelli sono scarsi, cioè fanno contro di me. Vedi come taro il culo. Non me ne frega un cazzo della tua vita. È inutile. Terra, FIFA, vita inutile tua. Milano, sembra Chicago. Spezziamo un biscotto per te, tua. Però andiamo a vedere il Dread Breakfast l'altra volta. Che magari mi avete fatto delle domande. Metti le basi del GMDS sotto ai video. Ah no, Mattè, le basi del GMDS sotto ai video. Mettile più alte, almeno spaccano di più. Il problema è che se le metto più alte, come succederà in questo momento, non capisci dove vivo il video. Cioè, non potrei dire qualsiasi cosa. Un po' pazzo, pazzo, pazzo.
Hai capito qualcosa? No. Fai la street, la strapped FIFA. Che cazzo è la strapped FIFA? Ah, la strip FIFA con Alexandra. No. Dureranno i vlog in macchina? Sì, lo stavo a fare l'altro giorno, solo che non c'ho il coso per attaccare l'iPhone sul vetro, raga. Quindi ho dovuto rimandare. Ti piace la musica di Kygo? No. Perché non inizio una serie sulle tue canzoni preferite? Perché già c'è il Dirt and Breakfast in cui metto le basi, raga. E bastano così, bastano e avanzano. Poi mi va di moda, ma sei tipo così nelle canzoni, no? Chi pensa di conoscere? Non capisco perché, però mi fa troppo ridere. Andremo a vedere un concerto di Jimmy Tights? Mi piacerebbe, perché è l'unico che mi manca tra Jimmy Tights, Madman e Salmo. Spezziamo un biscotto per Jimmy Tights che mi dà le basi. E non si lamenta che io le usi. Biscotto per Jimmy Tights. E mangiamo alla tua gemita. Alla tua gemito. Zombie zombie ballan zumba fino a chiusura. Siamo un fattore di merda. Un ragazzo mi dice a San Lorenzo: controlla i secchi dell'immondizia che i marocchini appizzano là la droga. Grazie zio. Dread, beccamosi a San Lollo qualche volta, ti offro uno shot di assenzio che te lo dico a fa. Cerca un posto che si chiama Scream, il sabato ci vado. Ma lì purtroppo c'è tre mentiri, ma non vado mai a San Lorenzo. Comunque, dato che io voglio power appare i miei iscritti, comincerò a fare Clash Royale, ve lo dico. Cioè, vi avverto di questa cosa, capito? Galiosfera, Gali, Fred De Palma Osciate, non li ascolto. Gueo Jack La Furia, non li ascolto. Jimmy Tetsu Noitz. Dipende. Secco gesto, canesecco. Quando faccio fibra, fibra. Madman o nitro, Madman. Dread o Tupac, to Dread. Dread, ma skate, c'avete ragione. Oggi lo registro e poi lo metto. Sì, tutto dentro. Quindi un biscotto spezzato per skate che ci accompagna sempre. Un sacco di gente, mi piace questa cosa che vi piace skate. Come un gioco vecchio, diverso, però vi piace. Perché hai un amico marocchino e ti ha insegnato solo parolacce. Metti le canzoni sigarette di sottofondo, va bene, vai falla via e mannala. Ed è tanta roba che assumo con il frate giorno 1. Raga, me levate per favore le canzoni di Jimmy Tights dalla testa, è un problema. Non si parla con la bocca piena, è di la tutorella, va. Che dice sempre oh 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 quando sta insieme a me. Damn! Verrai mai a Padova? C'ero venuto l'anno scorso, no? Che c'era il Padova qualcosa comics, una cosa del genere. Era Padova? Sì, era. No, era Mantova, che era, non era Padova, era Mantova, scusami. Ci sono venuto per fare quei video con la Ferrari. Che poi ancora devo mettere perché sta ancora da Frax il vlog in Ferrari. Però uscirà anche quello, raga. Quindi avrete vlog in Ferrari, skate, vlog in macchina, un sacco di roba. Vorrei comunque, ragazzi. C'ho un sonno incredibile. Spero che il video sia piaciuto. Ricordate di lasciare un like e un commento. Mi seguite su Snapchat, raga. Mi chiamo Matto Picarazzi. Seguitemi su Snapchat. Comunque, noi sentiamo la prossima. E sarà stasera con un nuovo video. Se riesco, stasera esce Rotto Division 1. Seguitemi su Instagram, su Snapchat, su Telegram. Un po' dappertutto. Trovate tutti i link comunque in descrizione. Sentiamo la prossima. Viva la cannabinoide. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.